li ha compiuti l'11 aprile, okay, 13 quindi anni. 13. 13. Brava, brava, brava. In bocca al lupo per il futuro, perché può essere veramente roseo. Sicuramente la terrà già parecchio d'occhio Enrico Casella, ha dimostrato in questi 5 giorni di campionati assoluti veramente di saper dire la sua. Aveva chiuso al quarto posto dopo gara 1. Comunque dopo gara 2 ha tenuto botta e si è attestata tra le migliori nel panorama italiano. Davanti a lei c'erano soltanto le big della nostra nazionale e anche in queste finali di specialità ha veramente dimostrato un piglio pazzesco. Sì, una trave, un corpo libero di tutto rispetto. Poi se davanti hai Manila Esposito magari non la batti. Nomi di un certo tipo, adesso, insomma. Però hai fatto la tua gara e vai via non a testa alta, molto di molto più. Molto di più, molto di più. Attenzione. Prontissimo Matteo Levantesi. Qui... si fa sempre più viva questa finale a parallele maschile. Prendete il gettone che la giostra parte. Ili. Contro Kip in verticale, è sceso un silenzio totale. Gran volta di Amidov. Gran volta. Moi e cambio. Subito Bavsar. Kip alla verticale. Subito un cambio. E via. Di Amidov, piccola esitazione, corretta con un passettino, dietro front. Bellissimo il salto dietro alla brachiale con mezzo giro. Una piccola esitazione per raggiungere la verticale. Bravissimo Matteo! Bravissimo Matteo! Che parallela! Fantastica! Ma poi che ritmo! Spettacolo puro! Quando è nel suo flow, quando trova il suo ritmo... disegna ginnastica sugli stagi, sei un fenomeno, e c'è da bravissimo. Dire che negli ultimi 2 anni quanto c'è di naturale e quanto di allenato in questi fattori qui? 14.600 le parallele di Matteo Levantesi.